quasi 60.000 sardi al Sardinian Job Day, questa nuova edizione del 2019. Presidente Pigliaru, c'è molta fame di lavoro, molti protestano, lei però dal canto suo difende i dati, i numeri, le percentuali che dicono che la situazione sta migliorando? Ma è giusto che si protesti quando non c'è lavoro in quantità sufficiente, la gente non può che essere a disagio. Quello che io dico è una cosa molto semplice, la situazione è ancora molto difficile. Sto dicendo che i numeri dicono che la situazione sta migliorando, che non vuol dire che va bene, ma che sta migliorando. Ci sono molti meno disoccupati di prima, ma sono ancora troppi. Ci sono molti più di posti di lavoro di prima, ma sono ancora insufficienti. Giornate come queste sono importanti per continuare ad andare nella direzione giusta. La stiamo seguendo quella direzione, dobbiamo accelerare da molti punti di vista. Giornate come oggi ci servono per accelerare, per creare più velocemente posti di lavoro, o ancora meglio, per creare più velocemente l'incontro tra chi offre lavoro e chi lo sta cercando, perché non sempre questo avviene automaticamente. Incontri, appunto, c'è da una parte chi offre lavoro, dall'altra parte un esercito di sardi che lo chiedono. 5 anni praticamente oramai agli sgoccioli. Se lei dovesse autodarsi un voto a lei, alla sua giunta, alla sua azione? No, non c'è intenzione di darmi voti, me lo devono dare gli altri il voto. E noi abbiamo lavorato con enorme impegno, con enorme, credo, impegno. Abbiamo messo tutto quello che avevamo nel nostro tempo, nelle nostre capacità, abbiamo affrontato una situazione molto difficile perché c'è una crisi economica molto dura, c'è anche una crisi politica importante che non ci ha facilitato la vita. Il voto ce lo diamo noi, nel senso che siamo sicuri di aver fatto tutto quello che potevamo per migliorare le cose. Alcune cose sono certamente migliorate, il voto vero ce lo darà la gente quando pian piano vedrà quello che abbiamo fatto e vedrà i risultati di quello che abbiamo fatto. Lei ha puntato molto anche sulla questione dei centri per l'impiego, ha detto prima nessuno li conosceva. Sì, certo, quando io ho fatto la campagna elettorale nel 2014 parlavo dei centri di impiego. Era un argomento strano, oggi tutti ne parlano perché il governo nazionale ne sta parlando, ma noi abbiamo parlato del 2014, era un punto fondamentale della nostra proposta di governo, rimetterli in piedi, renderli molto più forti, togliere dal precariato chi lavorava nel centro di impiego. Chi lavorava nel centro di impiego era più preoccupato del proprio lavoro che del trovare lavoro per altre persone, una situazione assurda, erano frammentati tra tutte le province, non si capiva granché. Noi li abbiamo messi in ordine, siamo la regione italiana che ha la migliore struttura, rete di centri di impiego in assoluto. Abbiamo 800 persone che ci lavorano, che sono moltissime rispetto alle 6.000 che sono in tutta Italia. Abbiamo, mi permetta dei numeri, in questo momento abbiamo un funzionario, un impiegato dei centri di impiego che si occupa di 100 disoccupati, che è un numero che comincia a essere ragionevole. Nei paesi più avanzati c'è un funzionario, un impiegato per 40 disoccupati, perché i disoccupati bisogna prenderli ad uno e seguirli. L'Italia è un disastro, rispetto alla Sardegna è 100 volte peggio, anzi 4 volte peggio per la verità, perché ci sono un impiegato per 400 disoccupati. I numeri sono troppi, ma sto dicendo che noi siamo molto più vicini alle nazioni virtuose come Inghilterra, Germania, Francia, e siamo molto più lontani da un'Italia pochissimo virtuosa da questo punto di vista. La Sardegna ha fatto un ottimo lavoro e io credo che di questo dobbiamo essere tutti molto orgogliosi. Siamo una buona pratica che oggi viene citata e studiata in tutta Italia, e siccome parliamo di lavoro, di questo veramente io credo che dobbiamo essere contenti.